Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections. Siamo tornati con il solito appuntamento di Costruisci il Ferrari Transporter, il track delle Formula 1 Campioni del Mondo 2007. Allora, in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 22. Ragazzi, si sta correndo con questo modellino e questa è la fustella con tutti i componenti, direi una signora fustella, sempre pieni di componenti, con la quale andremo ad assemblare il vano batteria e il filtro dell'aria. Wow! Bene, detto questo, siete pronti per l'unboxing? Allora, iniziamo! E prima di iniziare con l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al Ferrari Transporter del nostro video e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora, in questa fase del video io vi ricordo sempre a tutti coloro che non hanno visto video tutorial precedenti di andare a rivederli nella nostra playlist. Vi lascio il link qui in alto a destra. Quindi un modellino, ragazzi, lungo 92 centimetri, cioè una bestia, stiamo parlando di 140 fascicoli, un'opera per collezionisti e per modellisti non adatta ai minori di 14 anni, e la trovate in edicola distribuita dalla Centauria. Ok, dopo questa breve panoramica andiamo a vedere a che punto abbiamo lasciato il nostro Ferrari Transporter. Vai! Ed eccolo il modellino del Ferrari Transporter completo di ruote, guardate come cammina e sterza, ragazzi, cioè che spettacolo. Allora, io vi faccio sempre vedere la parte posteriore di questo modellino perché lo trovo veramente possente. Guardate i componenti, guardate i dettagli, guardate tutto fatto in presso fuso d'alluminio e poi guardate anche una delle ultime cose che abbiamo assemblato, ossia il serbatoio del carburante, dove si può vedere, diciamo, la fuoriuscita del suono, ossia all'interno abbiamo montato l'altoparlante per la riproduzione del suono del clacson e del motore. Bene, veniamo a quello che abbiamo assemblato nell'ultimo video tutorial. Eccolo qui, ossia il supporto dei cablaggi, guardate, eccoli, dove praticamente troviamo anche questi, diciamo quello rosso e quello giallo, che non sono altro che i tubi dell'aria dei freni del semirimorchio. Wow, guardate come cresce questo modellino, ragazzi. Ok, bene, dopo questa panoramica iniziamo con l'unboxing, vai! Bene ragazzi, andiamo a vedere il fascicolo numero 22. Allora, vi ricordo che quest'opera è distribuita in edicola dalla Centauria e sono 140 uscite al prezzo di 11,99 euro. Allora, si prosegue con la scuderia Ferrari, da sempre in Formula 1. Guardate ragazzi quante foto d'epoca. Ed ecco le fasi di assemblaggio, quelle che più ci interessano, ossia quelle del vano batteria e il filtro dell'aria. Andiamo a vedere in dettaglio tutte le fasi. Eccole qui, ragazzi, come cresce questo modellino. Guardate qui dove arriveremo, spettacolare. Diamo anche un'occhiata alla prossima uscita, dove troveremo all'interno il parafango anteriore, il paraspruzzi, la scaletta e il cacciavite. Ragazzi, finalmente si rivede un po' di rosso Ferrari, mamma mia, abbiamo montato solo ferro nero, ragazzi. Ok, dopo di questo andiamo a dare un'occhiata alla fustella dei componenti. Ed eccola qui con tutti i suoi componenti, troviamo tutti gli alloggiamenti per il vano batteria, i componenti per il catalizzatore e poi guardate i pezzi per l'aspirazione dell'aria. Ragazzi, fantastico! Bene, iniziamo l'assemblaggio! Iniziamo l'assemblaggio dagli alloggiamenti del catalizzatore composto da tre parti. Allora, sono tutti componenti in plastica, silver metallizzato. Ok, quindi uniamo il pezzo 1 al pezzo 2, che è questo qui, diciamo con questa depressione, lo andiamo ad accostare in questo modo, ecco fatto. Dopodiché capovolgiamo il tutto e lo fissiamo con due viti CP. Ed ecco fatto. Andiamo a completare l'alloggiamento del catalizzatore con il terzo componente, che andiamo a inserire ad incastro su questi tre fori mediante questi tre perni. Procediamo.
Ed ecco come si presenta l'alloggiamento del catalizzatore a termine di questa fase di assemblaggio. Proseguiamo l'assemblaggio dal fondo del vano batteria, che è questo particolare interamente in plastica, sulla quale adesso andiamo a fissare l'alloggiamento completo del catalizzatore. Quindi orientiamo il fondo del vano batteria in questo modo, come vedete, e andiamo a orientare invece l'alloggiamento del catalizzatore in questo modo, quindi con questo perno verso l'alto, e andiamo a far coincidere questi due perni con queste due sedi in questo modo. Ecco fatto. Dopodiché ruotiamo il tutto e dalla parte posteriore andiamo a fissare mediante due viti CP. Procediamo. Ed ecco fatto. Proseguiamo ora a montare i componenti del filtro dell'aria. Allora, il primo è questo e lo andiamo a posizionare in questa posizione, in questo modo. Dopodiché ruotiamo il tutto e andiamo a posizionare anche il secondo elemento, eccolo qui, che è questo. Come potete vedere ci sono qui due scanalature, una grande e una piccola, e sull'elemento del filtro troviamo invece due perni, uno largo e uno piccolo, quindi non facciamo altro che farli corrispondere con le relative seti, ecco fatto, in questo modo. Dopodiché ruotiamo il tutto e andiamo a fissare mediante due viti differenti, una qui sul centro e una sulla base. Abbiamo posizionato una vite FP qui al centro e una vite CP qui alla base. Ed ecco come si presenta il gruppo che abbiamo appena assemblato, composto dal fondo del vano porta batteria, l'alloggiamento completo del catalizzatore e il filtro dell'aria. Ci spostiamo ora a lavorare sul condotto di aspirazione dell'aria. Allora, questa è la prima parte, sulla quale andiamo a fissare questa staffa in pressofuso di alluminio, eccola qui. Non facciamo altro che andarla a posizionare su questo foro. E l'abbiamo orientata, diciamo, con questa inclinazione rivolta a sinistra. Adesso andiamo a fissarla mediante una vite CP. Ed ecco fatto. Andiamo ora ad accoppiare la seconda parte del condotto di aspirazione e l'andiamo a inserire a pressione mediante questi due perni in questi due fori. Procediamo. Ed ecco fatto. Adesso andiamo a fissare il condotto di aspirazione sul filtro dell'aria. Allora, come potete vedere, al di sotto c'è un foro scanalato che corrisponde con questa razza che vedete qui. Quindi c'è soltanto una posizione corretta per il posizionamento, che sarebbe questa. Ecco qua, in questo modo. Dopodiché andiamo a fissarli mediante una vite FP. Procediamo. Ed ecco fatto. Come potete vedere, la razza si trova perfettamente all'interno del suo alloggiamento. Quindi così è come si presenta il gruppo che abbiamo appena assemblato. Ed eccoci qui, siamo pronti per montare l'assieme che abbiamo appena fatto, ossia quello composto dal catalizzatore e dal il tubo di aspirazione. Allora lo andiamo a fissare su questi due perni, quindi non facciamo altro che appoggiarlo in questo modo. E andiamo ad appoggiare anche la parte di questo condotto. Ecco fatto. Dopodiché andiamo a serrare il tutto con due viti DM. Procediamo. E dopo averle predisposte procediamo a fissare il tutto. Avvitiamo la prima e la seconda. E adesso con una vite CP andiamo a fissare il turbo compressore al filtro dell'aria. Procediamo.
Ed ecco come si presenta il nostro Ferrari Transporter dopo questa fase di assemblaggio. Ragazzi, cresce sempre di più anche questo modellino, il catalizzatore, il filtro dell'aria, turbocompressore, tutto collegato, wow! Adesso ci spostiamo a lavorare sul coperchio del vano batteria, che è questo particolare in plastica, sulla quale andiamo ora a fissare la pedana di calpestamento che ci è stata fornita nel fascicolo precedente che avevamo tenuto da parte. Eccola qui. Quindi non facciamo altro che andarla a orientare in questo modo, quindi con lo smusso verso destra, e la andiamo a fissare mediante tre viti JP. Procediamo. Ed ecco come si presenta il coperchio del vano batteria completo di pedana calpestabile. Continuiamo sul lato del coperchio del vano batteria e andiamo a fissare in questo foro questo pomello argentato, che è molto piccolo, ragazzi, cioè piccolissimo. Eccolo qui. Allora andiamo a inserirlo a pressione. Ed ecco fatto. È stato durissimo, fate molto piano perché ho avuto paura di romperlo. Andiamo a inserire sul filtro dell'aria il tappo di scarico. Lo andiamo a inserire a pressione in questo foro. Ed ecco fatto. Procediamo a coprire il tutto con il coperchio, che lo andiamo a posizionare in questo modo. Allora i perni, questi due perni, dovranno andare a corrispondere con questi due fori. E fate attenzione perché questa pedana di calpestamento è al di sopra. Ed ecco fatto. Adesso andiamo a fissare il tutto con due viti CP. E con altre due viti JP andiamo a fissare la pedana di calpestamento al coperchio del vano batteria. Ed infine andiamo a posizionare il coperchio per coprire le teste delle viti. Ed infine andiamo a collegare il tubo di scarico all'alloggiamento del catalizzatore. Bene ragazzi, ed ecco come si presenta il Ferrari Transporter al termine di questa fase di assemblaggio. Quindi abbiamo completato tutto il vano porta batteria con il catalizzatore, il filtro dell'aria, il tubo di aspirazione e abbiamo anche collegato i vari condotti del turbo compressore. Ragazzi, guardate come cresce questo modellino, è una bestia, guardate qui. Bene ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, lasciate un super like al Ferrari Transporter e al nostro video e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections. Allora ragazzi, il nostro Ferrari Transporter sta crescendo ogni giorno di più e mettiamo sempre pezzi grandi, guardate che roba! E dal prossimo video tutorial, come abbiamo già detto, si comincerà a vedere un altro po' di rosso, finalmente. Bene, ci vediamo al prossimo video, ciao!